siamo Europa occidentale noi, sì. Diego, grazie, prima che iniziamo la partita, tizio, spiegaci che cazzo stiamo facendo. Io non ho idea, non ho mai visto neanche uno screenshot di sto gioco. Allora, di base è caccia al fantasma di mezzanotte. Grazie per aver tradotto il titolo in italiano. È alla mela sour. E dobbiamo andare in una casa infestata, probabilmente vestiti qua come Ghostbusters. Avremo delle... saranno i soliti giochi fotocopie di Phasmophobia, no? Quelli che non c'hanno niente. Sembra da anche fare un po' coso. Come si chiama quello che gioca sempre Zebazzi? Chi è Zebazzi? No, Zeb. Dead by Daylight, sì. Dead by Daylight. Sì. Gioco rapido. Yeah. Ma c'è il matchmaking? Scusa, siamo contro qualcuno? No, magari uno fa il fantas. Ma... Perché sei in dubbio, Mario? Cosa che ti perplime? No, no, non è un ma di dubbio. Ho completato la frase che tu non hai completato. E tu, Diego, che ne pensi? Se vuoi dirmelo in una maniera Michael Jacksante, io sono qua pronto ad ascoltarti. Ma di cosa Jacksante devo pensare? Di Hades? Mm-hmm. Io l'ho droppato al secondo giorno. Dai, il nuovo Edis o il primo? Madonna, no, il primo Diego, l'ho droppato al quinto giorno. Uff. Grazie, Crico. Ma mi rompo il cazzo, li fai i livelli mille volte con quello là che fa. Sono Zeus, quale potere vuoi scegliere? No, lui è Zeus, è più così. Madonna santa, quello è Caronte. Diego, se non è un single player dove devi semplicemente raccattare la merda, non ti garba. Quindi non è che infatti, a Biotic Factory, secondo me dobbiamo farlo per quello. Si farma. Ora si fa, ti preoccupa. Grazie, Sara, per il raid. Vieni a trovare su Discord. Hai dato modo. Vieni, Sara, dai. E ne saluto, dai. Parlami di Redfall. No, messiamo il gioco cosa? Al culo. Non è spettrale. Che è sta roba? Che cazzo è? Ci Diego, siamo. Dimmi subito cosa dobbiamo fare. Lo so, la prima volta ci gioco. Simo. Pure. Sì, Tomodachi, così. Tomodachi. È così che si fa, dici? Perché non vi sento, spero. Ciao, oddio, pensavo fosse in game. Ciao. Ciao, Sarona. Oh, adesso sì. Ciao, Sarona. Ciao. Ciao, bellezze. Siamo giocando a Mille Importante. Lo conosci? No, questo mi manca. Vabbè, non cagare, Mario. Hai visto... La settimana sta a giocare al gioco dei popone, là. Domani lo finisco finalmente. Sono alla fine, mi mancano le ultime. Sì, un boss che è un culo gigante che ingloba lei col culo. Ma perché mi sono chiusa, l'ho voluto fare al 100%. C'era un botto di robina, bello. Tutti i costumi. No, Diego, non... Comunque ci sono dei costumi veramente al limite del legale, cioè, assolutamente sì, è bellissimo. La gente fa le rimostranze perché è stato censurato per un millimetro di pelle, censurato. No, va bene così com'è. Grazie Filippo Duretta per il follow. Va bene. Ho visto il reel dove... Per questo omonimo. No, Filippo Duretta 104, però non so che... Ah, quindi... Ma una scuola! Una scuola del 1989. È infestata di bambini. Ma che gioco è questo qua che state facendo? Devi trovare tipo Ghostbusters, un po' del... Distruggi tutti i fantasmi, Ghostbusters. Sì, no. Ma è nuovo? Boh. Ma io ho soltanto 5 munizioni. Ma queste sono fuse di un gatto. Ah sì, scusate, c'ho la Lily che è qua, scusate, che mi fissa perché vuole andare a dormire. Fantasma! Fantasma! Abbiamo cominciato così. Penso a metà vita per i cazzi vostri. No, sai te che vai avanti, Spardul. Origa, c'è uno che sgratta. Che sgratta. Sara, mi rateizzi questo verso. Dimmi se Michael Jackson. Rateizzi. No, sembri più Pippo che Michael Jackson. Oh merda. Siamo stati un pochettino più gentili, Diego. Vedi? Hai qualche consiglio, Sara? No! Per... No, non capisco. E Pippo fa così, eh? Qualche consiglio di che genere? Io? Vita? Oddio, un fantasma! Ragazzi, abbiamo un radar sul 2, premi il 2. Io faccio quello che mi pare. Va bene. ok, normale, danger. Io sono Mario, mi rifornisci, qua. Che è qua, dire? Ragazzi, è qua il pasta. Qua mi vado a riprendere le armi. Pasta acciugo. Comunque gli altri 4 mi sa che sono personaggi online, sono persone, Ma dove? Gli altri quattro, chi quattro avversari, sono quattro fantasmi. Sono persone. Stanno qua, raga, dove eravamo prima perso vita. Danger. È qua il fantasma, raga, è qua. È per fall. Si può fare. Ma
come cazzo? Ma è tipo Prop Hunt che dobbiamo capire dove si sono, no, in cosa si sono trasformati. Penso che sì, Psyking. Che si muove tutto! E questo è questo! Dammi! Ah, mio! Sembra una cogliona! Non è così che va. Cioè... Come, non si fa così? Oddio santo. Vi lascio prendere Slimer, che vado a nanna. Ciao Sara. Ciao, buonanotte. Ciao bellini. Ciao. Il Souls del granchio te lo fai? Assolutamente sì. Bravo. E io ho già iniziato, molto caruccio. Bravi. Ne ho sentito parlare bene, ma finisco Stellar domani, poi mi ci metto sotto. Va bene, è qui, raga, è qui. Il fantasma è qui. Ciao Sara. Senti un brividol. È qui, ragazzi, dove sono io? Betty. Dov'è Luiz? Ma lo stai vedendo con il radarino? Comunque sì, penso sia tipo Prop Hunt, ma... Devi tenere fuori il radar quando c'è pericolo... Però mi sembra troppo semplice sta cosa del radar, capisci? Perché dici? Beh, cazzo, vai in giro con il radar e poi sai dov'è, sì, ma no, no, perché lui si può muovere, un giocatore, non è mica un bot. Sicuro, infatti. Da me? Io non ce la faccio già più, ragazzi, ve lo dico. No, non mi puoi tammontare per questo, per il... Per da me, il... da me, è qua, qua da, no, è ce qua. L'hai tu addosso, ce l'hai tu addosso! Come dici io addosso, mo? No, allora è sopra. No, è qua magari, eh. Ma cosa? Ecco qui! Dove? Qui. Qua, che sono io! Cioè, non allora so dove... Sono di più? Senti, vabbè, io vado da Dario, allora. Non so cosa voglia dire, senti un po'... vero, pure qua. Secondo me è qui, bro, qua. Dai, porco, certo. Tu, dove cazzo sta sto pezzo del merda? Eccolo, l'ho colpito, dove? Ce l'ho davanti, eccolo, ce l'ho davanti. Eccolo là, il bambinetto, là, che è? Aspetta. Qua. E poi una volta che esce fuori, lo devi spalattellà. Godo, l'ho preso al volo. Spira. Come la mamma di Mariozzo, vai. Come si aspira? Gioca al videogioco. Che vuol dire aspira, scusami? Perché tu aspira essere elementi? Aspira frammenti. Equipaggio aspiratore. Ma sembra fatto bene, però non sembra fatto a cazzo. Io non ho idea. Però secondo me è sempre più ripetitivo. Se cominciamo a mettere le consonanti per la prima mezz'ora di gameplay, senti un brivido. Ecco la sedia di merda. Sì, però dobbiamo capire sta cosa dell'aspirare come si fa, amici. Eccolo! Qua che scappa! L'ho trovato, ragazzi, cacca puzzo. No, è velocissimo questa sedia di merda. Aia! Aspira frammenti. Ma come si ricarica il joypad? Sa come si fa sta roba? Ditecelo, scrivetemi. Ma come si sente in game, non parlo? Sì, spero di no. È scappato lo stronzo. Spero di no. Boh. Basta le finali, basta, veramente non ne posso più. Ammazza la famiglia, coglione. Vedi sulle è mezzanotte, oddio. I cacciatori diventano le prede. No, ragazzi, sono due, aiutatemi, per favore. Come stiamo diventando, bro? Le prede, mi sa, eh. Ma com'è possibile? I fantasmi ci attaccano! Mi hanno massacrato dei botti. È un casino, ragazzi, fa molta paura questo titolo. Ho preso un pugno fantasma, raga. Questo gioco, vabbè, non c'è un'intervista. Ho capito, siamo morti, mi ha tirato una manata, sono morto. No, non devi più cercarlo col 2, devi proprio ammazzare di botte. Bimbi, ho paura, sono 2 contro 2. Secondo me, ragazzi, dovremmo fare squadra al momento della caccia, ora che lo sappiamo. Io sono morto. Ah! Ma come hanno fatto a vincere, scusa? Mi sembra esageratissimo. Secondo me, visto che non li abbiamo abbattuti tutti né aspirati. Erano 4 bot, ma ti rendi, Orton? Bello. Interessante quello. Cos'è il cacciatore migliore? Che mappa 2. Il monte. Poi grazie, grazie Nico, grazie Don Matteo, grazie Bacanaca, grazie Trinale, Marci. Grazie Luisa, io Ciccio, ciao, vuoi sempre il secondo mese. Sono responati perché non li abbiamo aspirati anche secondo me, però ragazzi, chi dona 100 sub della chat di Mario al mio canale riceverà 10.000 euro sul conto PayPal. Non è vero, è una cosa che non esiste. Questo è il Dario Neffect.
Vale, adesso io sono Fantasmozzo, anche voi. Bello. Ah, cazzo, figos. Figos, hai capito, Mario? Più dici che ti ha stancato questa cosa, più lo fanno. È una S, però non è L. Te però non ti ci mettere, eh? No, era per dire che... Hai detto lo fanno. Ok, io provo a nascondermi qua. E su ma se c'hanno il radarino, però non val. Un val? Ah, che figo, puoi anche possedere il pisello. Ah. Non posso, ragazzi. Tekken, stanotte alleniamoci insieme. Non faccio Villain Saga stanotte con lo spazio. Ma che hype! Veramente? Sì, più matto. Sì, guardo 3 episodi di Villain Saga e poi gioco a World of Warship verso le 4:30-5. Poi domani faccio il Granblue Show. Ah, oh sì, fammi sapere poi, eh. Mamma mia, troppo bello. Faccio il direttore di palco, torno a teatro, cazzo. Dai. Senti, oggi mi sono svegliato con questo dubbio. Ma Gaia Clerici che fine ha fatto? Sai che non lo so manco io. Gaia Clerici dovrebbe gestire adesso un'industria. Quale? Ma non penso proprio. Industria di cosa? Ma faceva tappi dentifrici, mi pare. Non... La controllora. No, vabbè, gira il mondo, guarda il mondo da uno blog. Sta con Capo Plaza. Guarda il mondo da uno blog. Mi ricordo che facevi video quale della diva là. No, ne ha fatto uno solo a Hollywood. No, ragazzi, veramente. Hollywood. Bella citazione, Dario. Accumulo ectoplasma. Spostati per non sporcare. Ma... i cacciatori sono giocatori veri? No, che ragazzi, ma vi impegnate a parlare italiano? Sì, mamma, sì, basta! Assolutamente, però il problema è che... Chi è passato poi stasera al Champions? L'ha prodotta mio zio con la canzone? Ma davvero? Luna? Grazie, Sapo il Bullo, Poro il Ragazzino, Mombe, grazie mille. Chi è passato stasera, figo? Mario? Cosa? Chi è passato stasera poi? Chi è passato stasera poi? Il Real, penso. Madonna, ma io sono arrivato al 103esimo che hanno annullato che un gol al Bayern. Che finale di merda. Real, Dortmund, là. Real, Borussia, però dai, se l'è meritato. Il Borussia è una bella storia sognante con Marco Reus. Ma basta con questi sogni, ma ci fanno credere alla Lazio. Ma che cazzo fatto? Ragazzi, non dovete rimanere troppo nello stesso posto, eh. Dovete perché? Dovete spostarvi per scaricare l'ectoplasma. Ma anche muovervi sul posto, eh. Qualcuno di voi si è fatto sgamare? Sono scappato in tempo. Ma che vuol dire accumuli ectoplasma? Tipo caghi nel posto. Non puoi rimanere fermo, non puoi rimanere vedo fermo Mario che troppo sta, a lungo. Lo stanno... Sto scappando. Aia, fatta pupù. Mario! Mario! Oh, che cazzo vuoi? Cosa cazzo? Cina Bros sta prendendo dei cazzi, sento. Sono stato distrutto, ragazzi. Ma come, scusa? Eri lì a ridere di svalle. Mi ero fatto il culo. Si può rianimare se non lo pumpano nel... Mi rigenererò a mezzanotte. Ma 2 minuti e mezzo siamo rimasti solo noi, non lo so. Ce la possiamo fare. Minchia, ma lui c'ha un trattore al posto della perla di... Non so se rischiando di andare a cercare di rianimare... Ma bimbi, sei un fantasma a 60 PS, dove vai, de? No! Oddio! Oh, Diego, ma dove vai? Ma cazzo io la macchina? Vieni un pochino, vai! No, bimbi, bisogna già di scuola, se no si fa una brutta fine, te lo dico io, vai. Wow! Ma questi sono botte o giocatori veri, de? Davvero, sei no. L'ultimo fantasma. Sì, ma non vivo mai per 2 minuti. Il tizio giocava sapendo cosa stava facendo, purtroppo. Era a difesa del cadavere di Mario. Quindi... Ma lui è esperto, di allora, grazie, vai. Ragazzi, ma che cazzo io sei? Io, sinceramente, comincio a essere veramente innervosito da Dario. Ma perché cadisci? Cavoi? Stai fermo perché tanto è Mario. È il mio dialetto, non posso parlare livornese, guarda questo.
Mamma mia, che cagata di serata, grazie a M. Casi. L'imitazione pessima di Michael Jackson, Dario che è diventata marro livornese, Vikings che... Oh, non è un'imitazione, porta rispetto. Normalissimo. Oh, Bimbi, un po' stessa per Butter Crase! Ma ti capiscono in sei, Dario! Grazie Ernight, grazie Otaro, grazie. Grazie, Blind Alpha di Regione Rai a mezzanotte con 60 PS, l'ho capito pure io. E non so quanto tempo allora. Secondo me. Oddio. Finissimo di Rasengan, boia. Aspetta, qui. Quindi per vincere non devi mi posso spostare. Più muovere, ragazzi. Ma quindi è Pro Punt. Non sì, muovere. Ma consiglio... che l'hai suggerito a noi, stai scoprendo adesso come cazzo si gioca. Non l'ho suggerito io, prima era ma sono mesi che se ne parla. Ho capito, ma l'hai suggerito te, fratello. Ma perché ho detto famolo, sta lì, che cazzo, famo Fulgas del cazzo. Scusami, se lo scopo del gioco fosse stato fare i bocchini digitali alla gente, che facevamo? Già, oh, bimbi, ho trovato un buo per davvero, vado dentro. No, ragazzi, per favore, fatelo arrabbiare in qualche modo, lo preferisco, veramente, fatelo arrabbiare. 9, 8, no, fermi, no, perché se non mi sgamano, no, oh, no, tra 5 no, secondi no, se non no, mi sgamano. No, aspetta, Mario, l'ha chiesto Mario, devi parlare Mario. Con tutto il massivo, te usciti, boh. Hola. Let's go, Ski, let's go! È così che si fa! È così che si fa! Sali sul mio treno! Oggi ho pagato il biglietto, questo è il treno! Dai, maledo! Come cazzo lo ammazzo? Come gliela consumo l'anima? Oh, Gertz. Dove sta sto stronzo? Niente, è impossibile dargli un cazzotto. Culo, vai. Boia, Diego, c'è mani per fare estide. Grazie, culetto rosa, per il secondo mese. GG. Ma traffanculo, culetto. Grazie. Bravo, vai, che è il migliore della giornata della run di oggi. Cop TV. Come Cop TV? Oh, Cop grandi, TV. Fortissimi. Grazie, sì, per i ride, sì. Ma su quelli della Coop e dei supermercati? Ma dipende che... come è scritto. Madonna, è un canale di TikTok. Un canale di no, TikTok. No, ragazzi, no, stai dando il peggio, no, di voi. Oh, mi fai parlare? È un... sono dei ragazzi che giocano un sacco di giochi indie, horror, anche da TikTok.
Non fa nessuno. Ah, no, che fanno finta di spaventarsi. Fico. No, bello, non fanno bello, finta, bello, lo fanno con grande passione, l'ho visti. Vabbè, quindi gli horror spaventano sul serio. A me stai dicendo questo. Vabbè, Simone, ma fanno paura davvero. A me fanno cacà addosso, porta rispetto. Boh. Ma beh, giochiamo di nuovo, no? Ma certo. Ma sinceramente, ma un po' deluso sto gioco. No, allora basta, si chiacchiera, vai. Ciao Mario, ti seguo ormai da 6 mesi e devo dire che sei entrato nel mio cuore ogni giorno che sono all'ospedale, mi tiri su il morale. Ma invece, parlando di studi, hai preferito il liceo Schirili Pipucci o la Musosuci Culel? Ok, Viper. Spero che sia seria la prima parte. Va bene. Questo è un effetto d'aria. Io sono partita, credo, se non sei sbagliato. No, ragazzi, io sono uscito. Io ho disinstallato. Anch'io. Aspetta che devo fare. Stiamo per chiacchierare su Discord, sì, vero? Sì. No, ma per rispetto ai confronti di Victor e di Nanni, ovviamente. Grazie, sono Marzo, grazie a Ciccio. Ma Nanni non... Vabbè. Guarda, Mario, vai tranquillo. Lo so che ti imbarazzo per queste cose. Non è vero capito a che cosa ti stai riferendo, Dario, veramente. L'amicizia. Tossico del cazzo, mi Evviva, no, Tarantino, sì. Come i vecchi tempi! Posso vedere un attimo come è costato Midnight Ghost Hunter? Così per è impazzito! Che dici, Simo? No, quanto mi è costato Midnight Ghost Hunter? Come ti è costato? Io l'ho chiesto su Gmailer. Ehi, hey, mettete le cam, dai! 19,99€, va bene, dai. Per 23 minuti, va bene. No, ma oh, però ti è servita come esperienza, Grazie, sì, ci hai superato. Massimo è stato Keymailer. Keymailer. Usissimo Keymailer. Non lo usi mai. Lo uso. Ah. Anzi, sono pure un coglione perché mi sono dimenticato di fare gli upload poi. Quindi risulta che tipo non ho giocato alle cose che ho richiesto. No, io lo uso sempre. Vado in modo. Aspettate. Vi metto il faccione, datemi un attimo. Butta dentro Kokesh e Grimbaud. Ma domani Grimbaud c'ha lo spettacolo. Allora, eccomi. Dario! Dimmi. Non ho più nient'altro da dirti, Piuttosto voglio veramente dare l'attenzione su Diego, che è veramente su di giri stasera. Complimenti, Diego. Ti sei drogato? Eccolo qua. Vabbè, happy Halloween. Madonna mia, Diego, parsimonia per Dio. Impossibile. È bello Hades 2. È bello Hades 2. No, allora è un capolavoro, è super smooth, è bellissimo, ma... Non c'è ma. Sentiamo Diego cosa? Ma no, ma va fuori ogni tipo di giudizio, è una mia cosa personale, mi rompo i coglioni. Lo capisco benissimo, perché io lo dico all'esatto contrario, perché non mi ha mai preso Isaac, non mi ha mai preso Enter the Gungeon e io Hades lo amo. No, ma infatti, ma perché c'ha uno stile tutto suo, dei boss meravigliosi e soprattutto... No, Mario, metti la cam. Grazie Rosa Farci, grazie Famos, benvenuto, grazie TKO, Gaetano. Io attualmente sono in voga per giochi tipo Voices of the Void. Bellissimo, cazzo. No. Se dobbiamo chiacchierare, chiacchieriamo. Davvero. No, io sono serio. Non me lo so inventato. Voices of the Void. Wow. Avete mai giocato a Uslaila, l'horror? No. Chi? Mai sentito neanche. Me l'ha consigliato. Non ho capito chi. Ma che cazzo fai, Simone? Aspetta. Sto cercando di settare una roba. Non vi preoccupate. Arrivo. Joselu, hai detto. Chi è che horror? No, Joselu è il tipo che ha portato il Real in finale. Ah. Ma chi è poi Joselu? Ma perché ha fatto Dugo? Assurdo, ragazzi. Guardate, è un loop infinito. Se vai a controllare noi quattro in camera, nella camera di Simone. Dammi tempo. Grazie Nutrio, grazie Dragon Wu. Va bene. Solo che è difficilina sta cosa che sto provando a fare. No, è difficile sopportare Dario perché non ha detto una cosa sensata stasera. E Dada gli dà corda e non si può fare un discorso. Quindi io sto zitto. Ma ti sto chiedendo da 3 ore qual è quello horror? Ti sei incantato sul loop? Di qual è sto horror? Uslaila, si chiama Uslaila, non ne so niente. Mi ha detto Marco Merrino che mi sarebbe piaciuto. No, fine. Allora vaffanculo, Marco Merrino, cazzo. Quello che si veste da orso.
Sì, ma Marco se ne sa di horror, Diego ne ha giocati. Sì, però te sei omosessuale, quindi questo comprende delle altre cose, tutto qua, ecco. Ah, interessante. Non ho capito cosa c'entrerebbe il fatto che io sia omosessuale. No, è che Marco non sa, capito, come interfacciarsi agli eterosessuali in quanto omosessuale. No, in quanto Marco Merrino in caso, perché comunque gli omosessuali vedo che si approcciano molto bene con gli eterosessuali. Fish and chips as much as possible. Che è una specie di specialità olandese, da quello che ricordo. E comunque, fatto sta che sai benissimo che io sia eterosessuale. Sì. Simone, ma che cazzo di idea è? Fammi capire. No. Mi sento drammaticamente solo. No, ma te non me l'aspettavo, Simone. Un loop, ma è difficile. Ma te non me l'aspettavo. Oh, bimbi! Guarda! Fanno Lucio! Assurdo, fra! Un attimo. Grazie, Pietro Rauco. Ci sta uno che sta dando il peggio di sé. Diego che si è messo in piedi sulla poltrona e Simone sta settando una cosa che non serve a un cazzo. Ti è richiesto di mettere un full cam maledetto. Arrivo, metto anche il full cam. Nanni ha un compleanno, Francesco, a prenderlo nel culo. No, penso che pure Nanni. No, ho sbagliato, infatti. Il full cam, dai, metto così. Come sta andando su World of Warship? Uno di seguito all'altro, ha detto. Era molto continuo. No, ma domani Diego. L'altro. Dimmi. Benissimo, World of Warships ci sta prendendo in maniera veramente, veramente forte. Nanni e Poli, giusto? In classifica lo scontro è io, Nanni, Poli, Yoshi e Atrix. Wow, what a rocket! Ma Yoshi del lato cosa possiamo dire? Chi è Yoshi, scusa? È quello che sanno che sarà un evento benefico, sicuramente. Quello sì, sicuro. Ok, io tipo questo non l'avevo ancora raccontato, i miei ragazzi invece lo sanno. Sì, sì, abbiamo deciso di dirlo, sarà un evento totalmente benefico e sarà completamente no profit per noi. Io ho 5-6 panzoni, eh. Sì, perché se ricordate le squadre... Per far ridere tutte le volte, Diego, che dici questa cosa. Io 5-6 panzoni l'ho valutati in debole, moderato, elevato di panza, nel senso. Sono tutti quanti moderato, importante panza, più o meno, tutti. Tutti, dici. È difficilissimo. Uno mi ha detto che pesa 120 kg. Devi venire direttamente dal mio feed, dalla mia live, però non posso farti vedere su Discord. Buzzo Team, no, io lo chiamo Gluten Team. No, sì, non ha senso Gluten Team, cioè, non è che, cioè, sono semplicemente sovrappeso, ma non è che c'hanno il... Tu non hai capito, io avrò due baguette lunghe e farò il fiume con le baguette. È la cosa raccapricciante che se l'è studiata questa cosa, sembra. sembra che se la sia studiata. L'ho inventata adesso. Sì, va a finire malissimo questa storia, te lo dico subito, eh. Madonna, quanto è piccolo! Ciao ragazzi, sono tornato. Ecco qua, dai. No, dai, così rimane soltanto con Vikings, Diego. E ha bannato me! Solo me! Anche Mario godo, cazzo. Oh merda. Vabbè, ma era un doc di Google con i tasti di Tekken 8, Gartic Phone e il video di Zep 89. Vabbè, niente di che, ragazzi. Non l'ho finito. L'ho giocato per una trentina di ore e non l'ho mai finito. Quindi, aspetta. Quindi, per non farmi cacciare dalla Tomodachi. No, non è che non funziona così. Sì. Vabbè, insomma. Cacciare dalla Tomodachi lo farò, promesso. È una cosa che inizio tra... Ma non devi far credere che è perché sennò ti cacciamo la Tomodachi, eh? Non mi sta bene sta roba.
Vabbè, io ho ipotizzato, non è che te lo sto confessando adesso. Cosa sta facendo quello? Posso. Diego? Si è suscitato col glutine, probabilmente. Ciao, glutammati, sono ciao, tornato. Ciao, King. Ma non c'entra niente, glutammato. Eccomi qua. Ecco, no, meno male, adesso sto coprendo di nuovo Mario, finalmente. Vabbè. Sì, sì, sì. Dai, Mario, ospiti di domani da Grandboot, chi c'è? Vai. No, non dico niente. Anche perché non ce n'è, quindi. Perché... Dai, dimmi uno solo. No, ma non vabbè, quella presto quelli che compaiono nei suoi live sempre, loro. No, non ho l'autorizzazione da Grandboot di pubblicare la scaletta. Ma poi... uno, non la scaletta, uno. Se non l'ha detto, c'è io Gaia Clerici, dai, c'è Gaia Clerici, dico che c'è Jody, dai. Cazzo. Beh, Jodal c'è per forza. Jody, non Jodal. Jody, non Jodal. Ti hanno chiamato a fare in radio, Mario? Era Giorgia Falci che ha conosciuto al Cerbero Boscar, sono diventati amici e l'ha invitato lei che fa RTL. Ma da prima di Bosca, no, RDS Next. RDS Next, era perché c'erano le... Gli mancava anche il co-host quella giornata e sapendo che c'ero io a Zona Milano e siamo amici, sì, mi ha chiesto di coprire il buco. Figo. Sì, okay. Sì. Grembo ha rotto il cazzo, ma lascialo stare. Dillo dopo che l'ha pagato, poi a quel punto si può esporre. No, non vuol dire niente questa cosa. Ho rifatto il baffo, sì, ma ancora è un baffo siciliano, molto poco folto, hai visto? Accade! Questo. Sono veramente contento di avere degli amici che supportano i miei gusti estetici, proprio... Ma... Tra l'altro sappiamo benissimo, a te importa una sega, mi rispondi, quindi non finisco mai il discorso. Dimmi, Diego. Zero assoluto. No, a proposito di siciliano, qualcuno ha visto l'ultimo film dei fratelli Coen? No, aspetta, è di un fratello Coen, non dei fratelli Coen. Ma a proposito di Davis, dico, Io no. Ogni discorso finisce in 12 secondi in media. Io lo posso portare avanti anche se parla così. Beh? E? Oh? Sembra invece che sia davvero morto, ragazzi. L'hai visto? No, comunque io odio Fratelli Coen. No. Perché? Perché dopo quei capolavori che hanno fatto mi stanno a romper cazzo, devono smettere. Ma che cazzo stai a dì? Vabbè, perché questo film ha fatto così, quello che me lo telecamera, guarda che luce, guarda che fotografia, incredibile, guarda che attore. Il cinema si fa di quello, purtroppo, Diego, non è che si fa solamente di imbecilli che parlano per due ore in una stanza con un tavolino della Chicco e fanno la situazione della donna è incontrollabile. Hanno rotto il cazzo questi film qua, non pure Tarantino? No, una cassetta, una VHS a caso che mette Federica perché non mette DVD perché sono troppo capitalistici. Ma non sono andati sul cazzo, vada del film a proposito di Davis e dimmi che cazzo vuol dire. Ma quello cosa c'entra? Un altro discorso. No, ma per dire... I fratelli Coen hanno sempre avuto una certa cura e ricercatezza nelle loro cose. Però Fargo te lo godi. A proposito, se non è un paese vecchio, te lo godi. Te lo godi. Te lo godi. Barn After Reading, bello, capolavoro. Qual è quell'altro? Aiutami. Beh, a proposito, Grande Lebowski. Fargo. Poi a Sirius Sam. Tutti Pog è bellissimo. A Sirius Sam. Quella a proposito di Davis. Che gesto è quello? A Sirius Sam. Quell'altro lì di. Com'era? Insomma, Giulio Cesare là. Dai, raga. Spiegami innanzitutto che cosa cazzo. Ave Cesare. Non va bene. Vabbè, comunque, per spezzare una lancia a favore di Diego. La sua opinione comunque è condita di conoscenza, cioè ne ha citati tanti. Ho visti tutti. Mario, guarda, cioè, cati in mano e pigliati a schiaffi, per piacere, guarda. Ah, vabbè, io non posso avere una cultura. Più o meno vero. Cioè, non è che se l'hai visti, l'hai capiti. Cioè, Ave Cesare è stupendo. Ma l'hai visti tutti uno di seguito all'altro, tipo, no, guardiamoci Coen. Nel corso del tempo.
Ah, ok, perché mi ero immaginato tipo che Federica ti avesse detto i fratelli no, Coen, no, no, dobbiamo smontare, questo, dobbiamo smontare questa leggenda. Federica, no, no, voi siete convinti che Federica mi ha portato a guardare cinema? Io guardavo 3 miliardi di film, come un... Sì, ma guardavi la merda, guardavi Jason Statham, guardavi... Ma non è mai vero, ci sono stato un anno della Oh, ci sono le live! Te che dici, Jason Statham è il migliore di tutti, boy, non me lo toccava, Van Damme! Ma mai? Ma non l'ho mai detto! No, Van Damme! Vabbè, ma quello è perché nel trash, a me piace, mi fa ridere il trash, mi fa ridere, quindi faccio questi discorsi. Perché è noioso parlare sempre delle cose intellettualoidi, mi fa ridere pure parlare di sta roba qua. Intellettualoidi, il grande Lebowski non è mia intellettualoide, no, ma nemmeno... No, però, le Coen, le... Aster del cazzo o quell'altro. Ari Aster sì, ma che vuoi di Dial? Ma poi Ari Aster, Diego, Ari Aster non fa affatto dei film, cioè il film come normalità, Mario l'ha detto, cioè come se uno avesse preso troppe patatine, Diego, cioè lui mostruosizzato che faceva sì. Ari Aster ha fatto un cortometraggio incredibile che a me ha lasciato a bocca aperta come per Dario. E poi cioè il primo film suo, Coso, Hereditary, è il miglior... Hereditary è per me il miglior film horror che abbia mai visto. È il mio preferito. L'ha buttata di fuori, l'ha voluto fare. Secondo me l'ha buttata di fuori col Midsommar. Poi, se vuoi ti parlare di un film complicato di Ari Aster, è l'ultimo, secondo me. Ma gli altri non sono complicati, va dai. Va bene. No? L'ultimo? No, cioè, complicati, sono un po'... paura. Sono un po' cervellotici. Bellissimo. Sono un po' cervellotici, però... Stavo dicendo, io ad un certo... Io l'ho amato. Scusate, ad un certo punto mi sono rotto il cazzo e ho detto voglio recuperarmi tutte le filmografie, tutte le serie tipo, ho recuperato tutto e l'ho fatto con esatto, guardate tutti con grande dedizione, non con la oh bello sto così interessante, no, lo guardati con mi ci sono messo parecchio dentro lì alla giudica fotografia, sceneggiatura, capacità attoriali, tutto qualsiasi cosa. Poi ho conosciuto Federica dopo che parlava di teatro, ho detto, ma che cazzo è teatro, non lo so, e lei mi ha portato in quel mondo lì, mi ha fatto tempo a dei spettacoli così. E poi sono io che l'ho fatto, gli ho parlato di cinema, l'ho martellata. Allora, io però senza Federico, a parte che era martellato, vabbè, comunque no, insomma. comunque bisognerebbe sentire il parere di Federica, perché non mi fido del tutto, ovviamente. Vabbè. Ma per esempio, registi più rock, tipo uno Scorsese? Più rock che Scorsese? Operia. Ti hai visto tipo Gangs of New York? Tipo Gangs of New York, per la lunghezza sembrerebbe un film spaccapalle, ma in realtà è molto dinamico. Scorsese per me, come diceva Frusciante, è intoccabile, cioè non gli si può dire niente, cioè va bene sempre. Hai parlato dei fratelli Coen dicendo che rompono il cazzo, però puoi dire tutto. No, perché i fratelli Coen per me, io ci vedo una cosa, sarà una cosa mia personale, non lo so che cazzo è, ma ci vedo troppo un... vuole strafà, vuole dover trovare fa la roba troppo oculati, perché piace a quelli là che gli faccio i film oculati, forse, e quindi ci rivedo, ci rivedo quei bulli nerd del cazzo che mi devono rompere il cazzo, che fratelli Coen non l'hai visto, sei una merda, capito? No, vabbè, non così, no, Villeneuve invece, per esempio, Villeneuve, ma se dice così non gli piace Villeneuve, però forse. Ma che a me? Non lo so. Sì. Ma se io te lo porto così, Villeneuve, da quando è nato? Allora, come fanno garbati Ari Aster? Secondo me, cioè, non è così. Villeneuve? Ma tu hai visto Hereditary di Ari Aster, Diego? No. Bro. No, mi mancano queste. Federica, gli dico, dai, vediamo se Midsommar, almeno, no. Pesante, Ari Aster, No. Midsommar è bello peso, sì, però è bellissimo. Ari Aster per me diventa pesante con Beo a paura, senza indagare sul fatto è piaciuto o non piaciuto, perché lì secondo me ha detto, va bene, ho fatto i primi due in un certo modo, adesso voglio fare un film che ne voglio io. Su un altro, Wes Anderson invece, ad esempio. Sì, ciao. Wes Anderson me li sono recuperati tutti quando ho scoperto... Responso? Steve Zissou. Capolavoro, okay. Bellissimo, okay. Il treno per Darjeeling, Empire, come si chiama? Scusami. Empire. Filo nascosto di Wes Anderson? Come? Il filo nascosto. Il filo nascosto di Wes Anderson, no. No. È di Crisafulli Marco. Di Marco Crisafulli è il filo nascosto con Daniel Day-Lewis. Sì, sì.
Ah, no, è di Paul Thomas Anderson, che è anche il regista del Petroliere, sempre con Daniel Day. Ah, sì, è vero, infatti. Stai zitto, chiudi quella merda di bocca. Oh! Oh, il cazzo, che adesso perdo veramente le staffe. Le staffe, che sei nell'800? Poi Dario, quando ci siamo conosciuti avevo fatto tutta sta roba, tutti i tu mi hai consigliato un film di Spielberg, quello sul camion, qual era? Ma eravamo parlati... Duel! Duel, mi avevi consigliato Duel tantissimo tempo fa, ma ho parlato di cinema tantissimo. Ho scordato tutto, io mi ricordo solamente le cazzate di GTRP e basta. Vabbè, Tarantino, neanche a parlare, ne li avrei visti quasi tutti, tanto, giusto? Io GTRP, la maggior parte delle cazzate che facevo le basavo sui film che guardavo e le calone sonore le prendevo tutte dai film che guardavo, comunque sì. Nolan, a me... I primi mi piacciono molto più di quelli più nuovi. Per esempio, però ti dico la mia. Io sono un grandissimo fan del primo, cioè come cazzo si chiama? Il primo quale? Ah, coso? Memento, no, Memento, Memento. Ma non è il primo, è The Following, Mario. No, The Following è il secondo. Aspetta, il primo è The Following. No, prima è The Following. No, il primo è Memento, bro. No, aspetta, guardiamo, tranquillo. È il datone filmografia, il primo è The Following, poi c'è Memento. Con Robin Williams. Il primo è Following, sì, del 98, Memento del 2000. Minchia, falso ricordo totale. Per esempio, scusami, piccolo parente, di Villeneuve l'hai visto quello nella scuola? Madonna, il culo nel puzzo è stupendo, con quella fotografia arancione. Politecnic. No, Mario, Mario. Torna, Mario, torna. Politecnic. Grazie, Mario. Per esempio, a me Interstellar non è piaciuto, ragazzi. Nemmeno a me. No, voglio sapere perché, però. Così perché è punto noioso. Di vista. È noioso, a me ha sempre annoiato di brutto. Molto annoiato. Però a me l'hanno presentato come una cosa di Cristo, di quello di cui parlava. A me non piacciono i film di cui capisco il finale mezz'ora prima. Secondo me è molto teleguidato, sembra molto complicato, ma alla fine è un finale veramente pop, ai limiti del gusto. Ai limiti dell'evoluto, quando chiedi aiuto non si sa perché... Simone! Ciao Simone! Ciao Simone! A me piacciono i film che parlano in mafia. A me piacciono i film che parlano in vita. Penso il peggiore esordio di Simone di tutti i tempi, però va bene, ci sta. Guarda, ce n'è uno che ti posso consigliare allora, Panetti, è il documentario di Netflix su Berlusconi, che è veramente assurdo. No. Ah, di ma bella questa, sì, ok. Pensavo volessi consigliare seriamente quella serie di merda. È tremendo. Non guardate, ragazzi, quella serie lì, Non guardate quella. Però è uscito il libro, così. Fighissimo. Se la guardo. È uscito un libro fighissimo che si chiama, aspetta, no, per Feltrinelli. Guardi, Diego, secondo me ti dà noia dopo 15 minuti. Secondo me dopo 15 minuti ti incazzi, come ho fatto io. Il mio preferito di Nolan è The Prestige. Di Nolan? The Prestige? Ma veramente spaccato la testa, non fighissimo. Me ne vabbè, però tu vuoi punti sul plot twist. Punti? Certo. No, non punto sul plot twist, punto sul fatto che un film mi riesca a tradire, che mi riesca a portare in una parte. Il cinema non è solo quello, però c'è anche altro. No, infatti io parlo di gusto personale, non dico che Interstellar è un film brutto. Ragazzi, non mi ricordo il titolo. Interstellar l'ho visto dopo aver finito The Wilds e ho trovato anche abbastanza povero quello che ho trovato riguardo lo spazio. La mia parte preferita è il pianeta soltanto d'acqua, mi ha dato una bella sensazione d'angoscia. Ma per il resto non mi ricordo qualcosa. Tipo The Martian mi è piaciuto di più. È come se cambiasse la prossima. Dai, ti fermo adesso. Se qualcuno ha qualcosa di interessante da dire, Dario ha finito di parlare. D'accordo. Ma stiamo parlando di film sullo spazio? Non solo. Film in generale. Per colpa di Diego. Sì. Comunque, a me è piaciuto The Martian parecchio. Sì. Ah, okay, bello. Ma qualcuno ha visto il film Netflix con Adam Sandler nello spazio? Non l'ho visto, cazzo, ho visto TikTok, ho visto. Don't Look Up? No. Spaceman. Sì, esatto, Spaceman. No, però ho visto TikTok col mostro di merda lì. A me è piaciuto. Me piace. Ok. Ci sta. Scusami, Dunkirk invece, per esempio, Mario?
Non l'ho visto. Io? Come non hai visto? Dunkirk non l'ho visto. Ok, peccato. Ma sono più episodi, giusto? No. Cioè sono più film? No, no, è uno solo. No, è uno solo, una sola ripresa fondamentalmente. Tutto un piano sequenza... È un fake piano sequenza come quello là del teatro con Emma Stone, come si chiama? The Birdman. Ho capito, ho capito. No, c'è una sola interruzione. C'è una sola interruzione falsina. C'è una sola interruzione falsina. A me Birdman è piaciuto tanto, 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 tanto. Anche a me, sì, sì. Sì. Non mi fa impazzire, però quel film lì mi è piaciuto tanto. Whiplash, Whiplash, ne parlano tutti molto, no, un film molto fresco, giovanile. Avete ragione. Whiplash a me è piaciuto tanto. Scusate, avevo ragione. Scusate, ha ragione la chat. Comunque se 1917, posso dire... Ah, per il piano sequenza, dici? Sì, per il piano sequenza, sì, sì, sì. No, Dunkirk, cosa c'avevano in Nolanata? C'aveva il... No, è bianco e nero... Agnese, cosa ha scritto? Sì, sì, pardon, chat, intendevo quello, tra l'altro. Non intendevo. Allora, lo puoi leggere, Mario, il commento di Agnese nella mia chat? Però non so se... Vabbè, non puoi recuperare. Se me lo vuoi mandare, però mi sembra veramente pesante come cosa. Cioè, leggilo e basta. Perché dovevi leggerlo no, io? No, no, perché secondo me è importante che... Che mandamelo su Telegram. No, no, te lo mando nella chat, te lo scrivo nella chat. A cagare. Film tremendo, estremamente esagerato e pedante. Fatto. Interstellar è il mio... Ma perché sapevo già che sarebbe successo? Vai, vai. Interstellar è il mio film preferito perché il popò finale ha grodato vicendevolmente ai pins. Boh, a voi fa ridere questa cosa? Cioè, perché... Se la leggi, non mi fa ridere. Ah, dice, se fosse sì, la chat non mi fa ridere. Fa ridere perché Agnese dice groda e non succede mai se non per provocare qualcuno, perché non direbbe mai groda veramente. Oh, lascia stare mia moglie, bastardo! Io non lascio stare tua moglie. Tua moglie impara a comportarsi invece di parlare groda e pins. Oh, va bene, deficiente. Oh, ma che cazzo vuoi? Posso consigliare un film che mi Prego. Ha emozionato tanto? Mm. Vai. Era un po' di tempo che non mi emozionavo con qualcosa, ma Le Mans 66 mi ha emozionato. Le Mans 66 è Ford contro Ferrari? Ferrari. Sì. Sì, me ne hanno parlato benissimo. Bro, bellissimo. Cioè, non sapevo nulla, l'ho acceso e l'ho guardato e... Ho goduto, cioè, c'è quella scena col volante che è allucinante. Ah, certo, abbiamo parlato di macchine gommate. La grande sfida del 2019. Le Mans. Bello, bravo Simone. Minchia, l'ho letto in chat, Christian Bale, l'ho letto, non l'ho visto. Ah, ok, non è tua, quindi. Lo consiglio perché mi è piaciuto veramente tanto. E non sono partito no, io da prima zero. Intendevo comunque 1917. Comunque. In un mese l'hai guardato. Ti rifaccio la domanda. 1917? 1917 è il film che parla sul genocidio armeno? No. No. È quello dell'unico take tutto il film. No, non l'ho visto, non l'ho visto. Un piano sequenza unico tutto il film. Film di Gran Turismo è una sola incredibile, Rogu. Mamma mia. Oh, attenzione, io vorrei anche parlare di film di merda. Per esempio, io sono un grande fan del remake del Pianeta delle Scimmie, di tutta la trilogia, non di quello che sta uscendo adesso che non mi convince per niente. Sono d'accordino, no? Sono d'accordino. A me è garbato tantissimo. L'alba, la rivolta. Esatto, tutti, da quando Cesare è piccolino fino alla fine. Ma quello di Tim Burton l'hai visto, no? Quello di Tim Burton è il primo? Sì, cioè, sì. Quello il primo del remake. Ho visto il primo, non so se è una trilogia anche quella. Guarda, Coccoli. Ma Mario, dimmi, sto qui che ascolto. No, bro, sta diventando veramente strano. Se io stavo parlando, non ho bobole, hai detto. No, ho detto è condivisibile. Che faccio, merda fai, Vagis? No, ho detto popoli. No, gli stai zitto. E parla di cinema. Ho detto. Ho cercato un target su cui lanciare il tuo odio. No, nessun odio represso. Ma qua siamo impazziti totalmente. Uno dice popoli, l'altro non è che mi va a dire, Mario, ma ha detto popoli. Cioè, da 0 a 105 secondi. Hai dell'odio dentro, bro. No, tra poco adesso esce di nuovo fuori se non mi prendete sul serio. Scusa. Cerca a di me provare. Non piace. Oh, adesso bestemmio tutti i santi. Sto dicendo. No, è seria. Allora, a me non piace del pre-remake del pianeta. Ma che cazzo ridi, Vikings? Oh, no, vabbè. Di
no, hey. Ma che cazzo ridi? No, non ridete, Mario, adesso il problema è tuo. Cioè, adesso il problema è tuo. Non ho mai avuto il problema qua. Io sto dicendo che pretendo serietà mentre sto parlando di cinema. Fish and chips as much as possible. Mentre quello dice fish and chips per la seconda volta stasera. Allora, se vuoi una serata dove si litiga, allora litighiamo. Non voglio litigare, voglio che mi prendiate sul serio. Non voglio litigare. Di quello che non ti sta bene. Non mi sta bene che mentre parlo di cinema mi ridiate in faccia. Ma hai fatto? Ecco, abbiamo, ecco, una cosa l'ha detta. Ecco, siamo dei pezzi di merda. No, ho detto una cosa completamente distinta e separata. Brutta. Penso che siate pezzi di merda. Penso che certe volte mi togliate della dignità mentre stiamo facendo delle discussioni abbastanza cultura. No, sto parlando anche con te. Non sto parlando con te. Scusa, non ho capito. Non hai capito? Ok, giovane, mi hai chiamato? No, dimmi. Ok, va bene. Allora, trattenete le risate se vi viene da ridere, ok? Questo vi chiedo. Seri. Non mi piace il fatto che nei film vecchi, per esempio nel Pianeta delle Scimmie, si veda che non sono delle palesi scimmie, ma che siano delle palesi maschere del... Benvenuto Babbo Natale, benvenuto Simone, proprio sei diventato il Babbo Natale di Nightmare Before Christmas e spero che tu sia quello, così ti spacco di botte mentre faccio il bau bau. Simone, che faccia di merda che mi fa! Ma che facce fa? Non fa nessuna faccia! Ma si è fatto così! Se gli viene da ridere però che cazzo vuoi? Allora... Nel film del Pianeta delle Scimmie, quello vecchio, si vede palesemente che sono degli esseri umani con la maschera da scimmia. Preferisco lo scimpanzé in computer grafica a quel punto. No, quello certo, sono d'accordo con te. Questo volevo per dire sta roba, Mario. Beh, ma quante storie. E fin da qua quello che dovevi dire. Sì. A posto, sei un grande per me. Cioè, mi hai tirato in mezzo fino adesso per dire sta stronzata. No, volevo dire questo perché non riuscivo a dirlo, però era corto. Lo so. Non dirlo. Sta zitto. Perché lo volevo dire, se, per questo. Oh, ma noi siamo con te. Cioè, poi il resto viene da sé. Sì, allora perché sento un panico in cuore così pieno? No, mi preoccupi, non so. Ti preoccupo, Simone? Sì, un po', ogni tanto sì. Ma se mi hai appena detto che sono una bestia che deve tirare fuori tutto l'odio che ha in corpo perché lo stavano provocando su una cosa... E quello è il mio aiuto verso di te, che da me è preoccupato. Ah, bella questa però. Quindi tu sei entrato in chiamata mentre parlavamo di film dicendo a me piacciono i film sulla mafia, mi piacciono i film dove si sparano, per dirmi che avevo un problema e che volevi aiutarmi. Aspetta, puoi ripeterlo un secondo, esattamente come lei appena... Sì, certo che te lo ripeto, immagino che tu abbia avuto problemi di lag. Stavo dicendo a me... No, no, un secondo, aspetta che devo... Forse. Non ti ho sentito bene. Quando... Vai? Che hai detto, tu sei entrato dicendo mi piacciono i film sulla mafia, mi piacciono i film dove ci si spara con le pistole, una cosa del genere, giusto? Ok, grazie mille. Sì, ho detto una questa cosa. Scusa, grazie di cosa? Non puoi chiedere così le cose in maniera entrante. Sa che ha registrato Alessandro Nesta. Boh, bella faccia da DTF, Dario. Non tocca Alessandro Nesta. C'è entrato dicendo mi piacciono, e ferma solo non mi piace. Pronto? Spronto vuol dire tanto, secondo me. No, non vuol dire niente, se proprio vuol dire poco. Si è mutato? È su Premiere, Simone? Lascia fare, dai. Lo fa per te. Davvero? Certo, perché Simone è il coglione che entra, che può mettere tutti quanti i sample che ha all'interno del suo Go XLR grosso, e quindi mentre stava lavorando alla cosa ha sottovalutato il fatto che l'avremmo sentito. Poi come ti pare? Oh. No, io non c'entro niente qua, non voglio fare niente. Okram, grazie per il quarto mese, bentornato. Grande Okram, cazzo. Oh. Vaffanculo. Grazie a Marco Scapizza, Andrea, Francesca Barbacuro. Che cazzo ridi, Diego? Scusami, che cazzo hai da ridere? Mi piacciono i film sulla mafia, mi piacciono i film dove ci si spara con le pistole. Ma perché gli fai ridere questa cosa? Cioè? Ma non ho capito, la regista...
Adesso Simone, quando sei, cosa, quando sei lievemente malinconico, adesso ti ascolti questo vocale. Sì. Quando l'hai detto, contento te, quando l'ho detta sta cosa adesso. Ma dove cazzo eri, Diego? Non l'hai mai detto in siciliano, non parli mai in siciliano. Ma, mamma mia, Diego, veramente. Era l'imitazione di Simone. Ma no, era la tua voce, Diego. Oh! Era la mia voce che stavo imitando Simone, che stava imitando me. Ma dice davvero? Per la forza? Ho capito. Diego, qui, Diego, eravamo qui, c'eri anche tu. Lo so che c'eri anche tu, ti stavo guardando in faccia. Diego, è il 9 maggio 2024. Da qualche minuto. È un po' triste questo che ci siamo. Diego ce n'ha per tre case e due l'ha già fatte. Mazza, una beccata precisa. Oh. Diego ce n'ha per tre case e due l'ha già fatte. Cacciato a caso, bro. Sentito la forza. Devo schiacciare questo pulsante, non so perché. Sì, Simone sta raccogliendo i dialetti stretti della Tomodachi, ho capito. Vai, vai. Simone, tu da dove vieni? Simone Vikings, da dove vieni? Da quale città? Sono abruzzese, ma vivo a Legnano, provincia di Milano. Boia! Abruzzese dove? Vasto San Salvo. Kangaskhan, mi pare. Ah, come mi ragazza, donna mia. Tutti di Vasto, pure Federica è stata concepita a Vasto. Sì, però io sono vecchio, quindi dubbio. Eppure la mia ragazza, c'ha 63 anni. Non è a 63 anni la tua ragazza. 63 anni, Simo? Sì. Non mi sembra. Non è così, chiaramente. Sì, ma scusa, conosci Penne, il comune di Penne? Ma che cazzo di comune è? No, esiste davvero, purtroppo. Perché sei questa cosa di Penne? Perché è un bel nome. Avevo una ex di Penne. Eccolo, vai! E poi che ha fatto? Ci ha lasciato le penne! No, Diego! Complimenti, ma soprattutto complimenti a voi che lo seguite per questa battuta raccapricciante. No, mi ricordo che mi chiamava Mario con due R. Ok, era un alfabeta, sì. La tua ragazza che non ha niente a che fare con l'essere abruzzese. No, anche un mio amico di Penne diceva Mario. Vabbè, ma capito, magari analfabeti tutti laggiù. È una colonia rumena. Ma che c'entra? Diego, da questo commento. No, anche io, raddoppiano le parole, raddoppiano. Vabbè, poi loro non sanno parlare, Diego. Sei riuscito a pensare alla ragazzi, consonanti? Le raddoppiano, Diego? È vero. Cioè, posso farvi notare una cosa? Non era rumena, lo potrei dire. Dici tutto, Simoncelli. Che ma... Possibile sia Simoncelli. Che Mario suona molto meglio di Mario. Mario? Beh sì, è più arrotato, no? Mario. No, sembra proprio sbagliato. Ho fatto un errore, Sturniolo. Sembra sbagliato, Mario. Mario. Molto meglio. Chiami di più, È come se tu chiamassi di più. No, perché dirlo tre volte? Dico che, visto che ci sono poche parole con la doppia R, Mario. Quando lo dici ti dà soddisfazione. Mario Sturniolo. Mario. Chi è che tromba? Era una penna che si apriva e si chiudeva. Mario. Basta. Comunque sì. La mia chat. Penna, la capitale dell'Umon. Anche dell'olio di Pon. E perché non è cadenza abruzzese, Simone, nonostante sia abruzzese? Come lei... Si chiama l'addizione nel tentativo di parlare. Ma perché l'addizione? Ma che cazzo fai? Perché ma hai fatto sei? L'addizione e poi hai fatto lo streamer? Non è una cosa da dire per cui polemizzare l'addizione. E per cosa? Facevo il signor anche io. Molti. Però soltanto io vengo preso per il culo. In che senso? Diego ce n'ha per tre case e due l'ha già fatte. Ma basta, l'hai detto prima. No, Diego, mannaggia alla madosca. È Simone che ha registrato la registrazione. Ma non stavo a vedere, stavo a leggere la chat. Ha 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 ha
Cioè, ormai proprio intrattenimento a livelli bassissimi. Sì. Pensavo solo a te. No, questa non c'era. Non c'era. No, no, non c'era alla fine. No, vabbè, no, molto dopo, però c'era. Simone, ma chi? No, se mi dice sì, come se fossi il generale degli Stati Uniti d'America, non ti parlo più. Oddio. Eh sì, ti ho detto Simone, tu hai fatto sì. Non ho detto niente, non ho detto niente. Dai, sì. Tutti nascono come nei posti dove sono nati Dario, Diego, Simone, No. Stavo dicendo, non è che siamo nati tutti nei posti tipo in Toscana dove c'è la lingua, dove è nata la lingua italiana, e Roma dove il dialetto romano è praticamente completamente accettato da tutta la comunità italiana. Noi siamo abruzzesi e siciliani e quindi dobbiamo parlare addizionati. Voi invece... Tenga dice le rustelle per forza. Tenga dice le rustelle per forza. Ma porca Madonna, Simone! Piacciono i film sulla mafia, mi piacciono i film dove ci si spara con le pistole. Oh, ma... Ma come, Oma? Eri te? Simone, eri te? Mi hai registrato, prima, mi hai detto grazie, adesso l'hai riprodotto, bro. Comunque, tu l'hai detto, Sì, ma perché stavo imitando te, perché sei entrato dicendo questa cosa. È vero. Non c'è da nessuna parte. Qua abbiamo la completa certezza del fatto che più sembriamo rincoglioniti, più siamo sul verso giusto. Vero? Senti, vedi te. No, vedete voi. Quindi proprio non ce n'è per nessuno a sto giro. Feeling free. Dico, cos'era quello? Lo sei. Ehi, che cos'è? Cosa? Hai fatto uno scatto strano, non so se è involontario, questo è vero? Chi l'ha fatto? Tu hai fatto uno scatto strano, i nervi nel volto. Mi sono sistemato con la sedia, certo che era volontario. Non sono d'accordo. Sta qualcosa a livello fisico che dovresti farti controllare. Nervi, tu vuoi sfogare? Non sono d'accordo comunque. Un piccolo comeback. Su che cosa? Piccolo comeback. No, io non ho gli spasmi, mi sono sistemato dalla sedia. I spasmi ho sentito, tra l'altro, però questo ragazzi, come si chiamava l'amico di Vance? Dispo. Corvo. Bravo. Ma poi fai riordare. No. Che sta facendo? No. Io l'ho detto apposta, sì, do un'ora direttamente. Diego, via. Diego. Sì. Diego, se lo dici, finisci la domodaggine. Io credo in te, Diego. Puoi farcela resistere, intendo. Ce la puoi fare a resistere, Diego. Smettila. Diego. Fallo. Chissà se Nanni è il primo o il secondo compleanno. Mi sto dicendo questo. No, ma sono due in due giorni diversi, eh. E stasera uno e domani un altro, eh. E domani Malto? Due stasera. Cioè, uno stasera, uno domani. No!